Buonasera ragazzi! Allora, so che è passato un po' di tempo, però ci sono, eccomi qua. Sono andata a prendere la torta, adesso mi sono riposata perché ero veramente un po' stanchina, quindi mi sono fatta 40 minuti di nanna, così stasera sto un pochino più fresca. Adesso vado dal parrucchiere perché finalmente mi faccio fare i capelli, mi faccio fare un lavaggio, una bellissima piega. Il vestito già l'ho preso ieri, ma non voglio spoilerarvi ancora nulla, vi faccio vedere direttamente più tardi. Più tardi. Sono felice perché tra un po' arriva la mia amica da Bologna. Praticamente arriva mentre io sono dal parrucchiere e quindi sono tanto contenta. E stasera, appunto, ci saranno tutti i miei amici, quindi non lo so, io vedere tutti i miei amici riuniti per festeggiarmi è una cosa che mi emoziona Non so se vi ho tanto. già accennato o meno, magari nei vlogmas, perché questo ovviamente non è un vlogmas, i vlogmas sono finiti, questo è proprio il video della mia festa di compleanno. E se vi ho accennato cosa farò stasera, però è arrivato il momento finalmente di dirvelo, perché ho fatto un po' la misteriosa, perché è una cosa veramente bella, secondo me. E praticamente ho deciso di festeggiare come volevo festeggiare in realtà da anni. Stiamo parlando di tanti anni, da quando ero piccolina, e si tratta di un disco bus. Che significa, ragazzi? Significa che è una discoteca bus che va in giro per tutta Roma e la torta si farà proprio appunto al Colosseo, poi ci sarà un'altra tappa per fare le foto a Castel Sant'Angelo e noi praticamente passeremo il mio compleanno, la mia festa di compleanno, dentro questo bus con la musica a ballare. Cioè, raga, è una figata, non so se conoscete più o meno. Comunque io sì, conosco da tanti anni e quest'anno che lavoro, avevo la possibilità finalmente Adesso di mi prendo farlo. un caffettino, mi trucco. Mi dispiace, raga, le condizioni con cui mi state vedendo adesso, ma ho appena dormito, a mia discolpa dico, e sto veramente in brutte, brutte condizioni. Comunque ora mi prendo un Vado caffè se. subito, subito dalla parrucchiera perché mi devo assolutamente restaurare. Mi sono già fatta le unghie e adesso però è arrivato il momento dei capellini. Comunque ho un po' di tempo, ora sono le 6, contate che la festa è alle 10, devo stare lì alle 10 meno 20. Mi preparerò verso le 9. Quindi c'è tempo, adesso andiamo. Ragazzi, capelli fatti, sono boccolosi, solo che i boccoli ancora non li ho toccati, quindi sono tutti scompigliati perché non voglio toccarli assolutamente, perché ho paura che se li apro durano meno e dato che mi devono durare tutta la serata, per carità di Dio, li tengo così. Comunque, sta per arrivare una mia amica da Bologna, carinissima, che è venuta a Roma per me. Patata. E veramente, raga, cioè super carina, io voglio troppo bene. E poi verrà anche Valentina e ci prepareremo insieme e andremo direttamente alla fermata del bus insieme. Quindi sono super contenta. E lì c'è il vestito che metterò, non so se spoilerarvelo subito, forse sì. Allora, vi dico che avevo un'altra idea completamente di outfit, proprio completamente. Però ho trovato quello e ho detto mi sta molto bene, quindi l'ho scelto. E ora ve lo faccio vedere. Eccolo là! Allora, come potete vedere, non è un vestito, bensì una tuta intera con i pantaloni, però mi piace troppo. Ha questo dettaglio delle maniche con i brillantini e non rende probabilmente, ma lo scollo è a V, cioè è super scollata, ma è uno scollo troppo bello che secondo me è anche super elegante e dietro ha un altro scollo gigantesco fatto a cerchio sulla schiena. Ma voi non potete capire come mi sta. Cioè, non potete capire, è veramente sgravata, troppo bella. La mia idea era proprio completamente un'altra cosa, c'è cioè un vestito rosa con i brillantini, però raga, ho provato questa, mi stava troppo bene, ho detto, è lei, ma è troppo bella, cioè dopo renderà sicuramente di più addosso, però è lei. Guardate che c'è! Amore è venuta qui da me per festeggiare! Ti voglio bene! Allora ragazzi, mi sono truccata, ci siamo truccate, ci siamo preparate, c'è la Vala, c'è Dani. E niente ragazzi, adesso tra un pochino andiamo. Siete casate? Sì! No. Stiamo andando a prendere la mia amichetta da Bologna. Sono super felice! Regà, è arrivato, che bello, è tutto mio questo. L'ho comprato, ragazzi. Salutare. Entravo, sì, entravo. Fatemi un ciao. Ciao. Oh, siamo pure noi, eh? Che non siamo noi, che non siamo noi.
tanti auguri a te. Tanti auguri alla Burlan, tanti auguri a te. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, largo, izquierda, derecha, vale, vale, izquierda, derecha, vale, vale, izquierda, derecha, vale, vale. Avanti, avanti, viva però! Ma è la più sensuale! Grazie Federica, ti amo! Grazie, un grazie Federica! Come l'hai rotta? Ho rotto ogni cosa! Ma l'hai proprio spaccata! Posso leggere i biglietti? Sì, tanto non hai niente di nessuno. E anche io volevo fare l'istria, invece ho cercato subito. No, ho sbagliato a disegnare l'hotel, devo fare su tutti i colori. Edo e Shoy, tanti auguri Elena, grazie! C'è scritto no, lì da Giulia. Allora, è una caccia al tesoro, dentro la busta, perché eravamo in giro per Roma. Perché già siamo andati in giro, adesso la facciamo nella scatolina. Aspetta che metto la posta indietro, ok? Pesca. Io andata fuori dalla cassa del tesoro. Ok, devo anche dire di questo, perché Andrea sa che cosa. Aspetta. Dai, raga. Vai, guarda che bello, ti ho pensato. No, sono troppo io. Ah, ma è tu, l'hai lasciato a casa mia. Hai capito? Ma come siete parlati? Che avete visto?
non è quello il regalo, quello può pure buttare. Un giornale! Abbiamo sbagliato. Era proprio quello che volevo. Una bat bomb. Non l'apri però. Oh, guarda che bella, non la voglio aprire, si può. Ma non, sì, adesso non la spaccare. Vabbè. Oddio! Dai, ma caccia fuori! Oh! Le stelline! Ma questo è bellissimo, l'ho preso io, questo sapore. Mamma, rimetto dentro perché si spacca. Raga, grazie! Dammi quell'altro, ma siamo arrivati. Mi conoscete molto bene. No, e penso che è. Siamo sul Lungotevere. Grazie ragazzi, quanto vi amo. Quello è bello. Interessante. Mamma Tita. Mamma Tita. Apri. No, chi è che c'è con senti che bono. Ma voi lo sapevate che questi io li amo? Brucialo sul polso, senti che bono. Ma si è preso pure uguale, car, con la stessa profumo. Raga, ma sgravato questo. Madonna, Mias. Basta, mo. Guarda la crema senza crema. Oh, stessa profumation. Ma calcola, me lo so preso. Ma che bestia! Me lo so preso prima a modo lo stesso profumo perché è troppo buono. Vieni qua, vieni che sei buono! Vieni qua! Devi rischiare la vita per il danno. Raga, grazie, bellissimo! Happy birthday! Grazie, happy birthday a me! Abbassate un po'! Perché sono la vostra Rosellina. Dove mi porti? Però
Torna la data ora? Il... Ma scusa, ma è normale sta cosa che fa così al sicuro? L'11 febbraio. Amore, l'11 febbraio. Scusa, sì, e dove mi porti? No, a parte quello. Non te lo dico, è la sorpresa. Non ti fai neanche a me. Amore, bellissimo! Devi solo scegliere la data e io ti ci porto. Dai, devi sapere, Riva. Ma c'è un sentimento? Sì.